dalla Val di Susa. In questo pomeriggio continuano le assemblee, gli incontri, e stasera ci sarà una manifestazione a Susa. L'idea che ci hanno detto dalla Val di Susa è quella di invitarci tutti ad essere con loro domenica, questa domenica, per insieme costruire il percorso che porti a riconquistare quel pezzo di terra che oggi è occupato militarmente dall'alba di lunedì. Ovviamente, come tutte le città d'Italia, penso che siamo qua per dire che ci saremo con loro domenica mattina. Tra l'altro sarà importante essere tutti insieme, anche come delegazione che parte da Padova per raggiungere la Val di Susa. Ma penso che quello che oggi ci ha portato in piazza sia anche la consapevolezza che quando diciamo che siamo tutti Val di Susa, che siamo tutti Notav, intendiamo dire che tutti quanti vogliamo nel nostro territorio e dovunque, per prima cosa, che le contraddizioni non vengano mai risolte con l'uso militare delle forze del disordine, perché è pazzesco che di fronte, diciamo, ad una popolazione che chiede la difesa del territorio, un diverso modello di sviluppo, si risponda con quell'imponente schieramento militare che abbiamo visto e con la violenza di un'occupazione militare. Per cui, per prima cosa, siamo qui oggi tutti per dire che mai, e lo sappiamo anche in questa città, nessuna contraddizione di carattere sociale, dalle lotte per difesa dell'ambiente, alle lotte per l'università, alle lotte nel mondo del lavoro, può essere trasformata in un problema di ordine pubblico. Seconda cosa, siamo qua anche per dire, come succede in tutte le piazze d'Italia, che dietro la Val di Susa e dietro la lotta contro la TAV ci sta qualcosa di molto importante, l'idea che siano i cittadini e le cittadine a decidere per la sorte del proprio territorio e l'idea di un'opposizione radicale a quei mega progetti che vengono proposti, che oggi nel tempo della crisi hanno una sola e unica ragione, quella di far continuare ad accumulare profitti a chi già ne ha fin troppi, alle grandi corporation, ai grandi interessi, alle grandi multinazionali locali e internazionali, e che soprattutto ha un'unica logica, quella di sperperare denaro che è di tutti noi in opere che non hanno una ragione, né dal punto di vista in questo caso della mobilità, né dal punto di vista di una diversa relazione nel futuro. Ci dicono che c'è crisi, che non ci sono i soldi, eppure sperperano, perché tutti i più grandi esperti, diciamo, lo hanno dimostrato, vengono sperperati i soldi in un'opera che inizierà adesso e che forse dovrebbe essere finita fra 25 anni. Ma fra 25 anni il mondo non sarà neanche più quello di adesso, le relazioni saranno differenti e molto probabilmente questa resterà un'altra di quelle cattedrali del deserto che stanno seminando per perpetrare i propri profitti. Per cui ovviamente questa serata inizia col microfono aperto, io spero che interverremo tutti, perché è un pensiero collettivo fatto di tanti anche diversi, quelli che ci può aiutare a costruire anche non la solidarietà con la TAV, ma soprattutto il fatto anche in questa città, come abbiamo dimostrato con i referendum, con le cose che stiamo iniziando a fare tutti insieme, a dimostrare che anche a Padova è possibile costruire un pensiero dell'alternativa, un pensiero del cambiamento, un pensiero che vuole una città, un territorio, delle relazioni anche differenti. Per cui il microfono è aperto, già